Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack and Jack 96 che vi ridà. Questa volta arriviamo su Skyrim. Ragazzi, siamo scelti qui che praticamente lo scorso gameplay abbiamo raggiunto Whiterun. Abbiamo parlato con Loyal e abbiamo detto che il drago praticamente è cattivo, potrebbe attaccare Whiterun da un momento all'altro. E quindi niente, adesso manderà delle truppe a Riverwood. Stavo dicendo Whiterun un'altra volta, vicino a Riverwood. E poi dopo lo Yal ci ha assegnato una missione che consiste nell'andare a prendere una tavoletta di draghi al tumulo delle, delle cascate tristi. E ci incontreremo col suo mago di corte, quello lì, direttamente là. Quindi ragazzi, adesso senza perdere tempo andiamo direttamente lì. Ovviamente comunque, come ho detto nello scorso gameplay, sto registrando questo video direttamente dopo quello che ho fatto prima. Quindi se avete scritto qualcosa nei commenti lo leggerò molto più tardi, ma quindi è inutile che ve lo dico perché tanto lo saprete. Io farò due, massimo tre gameplay di fila, così almeno mi agevolo anche un po' il lavoro. Lavoro, vabbè. I video, ecco. Belle galline, mangiate per bene, mi raccomando, fate tante belle uova. Vedete se tu c'hai il buchetto. No, non c'è il buchetto, perfetto. Vabbè, che cazzo sto proprio balbettando l'uovo di brutto. Ok ragazzi, comunque adesso questa missione comincerà il gioco vero e proprio. Praticamente questa qua stavamo ancora nel tutorial, diciamo, dai. Perché, cioè, non abbiamo fatto praticamente niente, ragazzi, come è venuto a notare. Grazie. Eccoli lì giù, come potete vedere. No, cazzo. Stavano parlando tranquillamente. Mi hanno sentito. Perché non c'ho abbastanza furtività io all'inizio. No, non mi state vedendo. Furtività aumentata, sì. Ho anche l'armatura pesante, quindi faccio pure più rumore. Mi devo comprare quell'abilità che non faccio rumore. No, mi hanno rilevato. Vabbè, dai. Fa niente. Allora, eccolo qua. Sì, come no. Contaci. Mori. No, non mori? Ora muori. E ti è. Schifo. Grazie dell'oro. Grazie. Mi serve. Frecce. Mamma mia, le frecce che ci abbiamo. 74. Che all'inizio non sono mai poche. Mazza, come sei morto male, bandito mio. Allora, qui non ci sta niente. Questo baule. Basilare. Che stronzata è? No. Qui a destra. Perfetto. Cosa ci stava dentro? Buono. Andiamo. Ah, è morto. Niente. Boom. Sulla gola. Ah. Che dolore. Grazie per la torcia, amico mio. Mi serve. Non l'ho mai usata, quasi mai, però. Allora. Primo enigma del gioco. Cioè, dobbiamo spostare queste per aprire questa porta. Dobbiamo mettere prima il serpente. Vai. Secondo, sto coso qui staccato che tanta volta al serpente. Ok, e il terzo che è il pesciolino. La balena, scusate. Mi pare che è una balena. Sì, è una balena. Vediamo un po'. Ok. Se sbagliate vi diano le frecce avvelenate. Che vabbè, non fanno un cazzo, però vabbè. C'è il baule. Che c'è la trappola qui? No, ok. Ah, leggi il ladro. Borseggiare, aumenta a 16. Dai, dai, no. Ma vaffanculo, proprio di uno sputo non salivo di livello. Vedi che ci stanno i skiver, sì, me lo ricordavo. Cioè, ammazzo quello dietro e non davanti, eh. Ok, aumentato. Salito di livello. Aumentiamo il vigore. E ora aumentiamo. Dov'è? Furtività. Ok. Palla di fuoco, veleno debole, buono. Qui non ci danno cazze proprio. Vieni qua. Andiamo. Sta arrivando, sei tu, non ho letto perché si è tolta subito la cosa. Ci sta comunque qualcuno qua. Sento qualcuno qua là. Però non ci stanno i sottotitoli. Vabbè, andiamo, va. Schifo. Per chi è aracnofobico non guardi questo pezzo. Ragno congelante ferito. Vediamo un po' se posso. Sì, lui mi può colpire, quindi posso colpirlo anch'io. Facciamo così, ragazzi. Ci mettiamo entrambi fuoco.
Ah, già finito la magica. Che cazzo, che pa... Mori. Per fortuna che l'ha ferito. È morto. Calmo. Eccomi. Ce l'hai fatta. L'hai ucciso. Ora liberami prima che ne arrivino altri. Sì, l'artiglio. So come funziona. L'artiglio, i simboli, la porta della sala dei racconti. Ha tutto senso. Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano nascosto lì. Sì. Per il dolce respiro di Arkai. E tu, vieni qui. Libera Albert, va bene. Lo sento. Ok. Dai, ora. Folle, perché mai dovrei dividere il tesoro con qualcuno? Ma tu ci muori, stronzo, allora. Ah. Bastardo. Leggiamo. Mi tremano le mani, finalmente stingo fra le dita l'artiglio dorato e grazie, non leggo coi sottotitoli, coi cosi, grazie a esso il potere di antichi eroi Nord. Quello stupido di Lucan Valerius non sapeva che quello che usava come soprammobile era in realtà la chiave per il tumulo delle cascate tristi. Ora devo soltanto raggiungere la sala dei racconti e aprire la porta. La leggenda afferma che dovrò affrontare una prova, ideata dai Nord per impedire l'accesso agli indegni, ma anche che quando stringi l'artiglio dorato è la soluzione in palmo di mano. Va bene. Io me lo prendo. Non c'è nient'altro? No. Perfetto. Allora, vediamo un po' ste urne. Oh, ma sono tutte vuote. Oh. Minchia, la pozione ci stava. Questa qua è vuota. Oh, ma tutte vuote. Le ho sempre trovate piene. Ma vuote, vabbè. Vuota. Cioè, quanti minuti stiamo? 14. Sì, sì. Finiamo il tumulo delle cascate tristi, ragazzi, Non importa quanto viene lungo, ma purtroppo Skyrim è così, non ci posso fare nulla. Vediamo un po' Draugr, 12. Quest'altro, 10 e freccia. Ragazzi, mi pare che non avete ancora visti i Draugr. Non morti, che camminano. Antica spada da nord e me la prendo. E ci muori anche tu. Questo sì, c'è la spada che voglio. Mori. Dai, ecco l'anna d'oro, antico spadone nord, che mi interessa a bestia proprio. Quanto fa? 19, il mio fa 19. Però antico spadone nord è 19 non potenziato, questo è potenziato e fa 19, altrimenti una 18. Tiè. Ci abbiamo la nuova arma, ragazzi, la spada che è anche più veloce dell'ascia, sì, per chi non lo sa. Allora, questi qua grigi, Draugr grigi, sono morti, pure questi qua, vabbè, imbalsamati. Invece quelli là che abbiamo appena ammazzato sono quelli vivi. La trappola, merda, me la sono scordata di brutto proprio. Quello là è vivo, per esempio, ragazzi. Questo qui. Ok. Pensavo da fargli l'attacco stealth, invece non ci sono riuscito. Mori. Dai, è tomo magico, furia. Apprendi. Cos'è che fa furia? Distruzione? No. È recupero? No, e le uso io. Vediamo un po'. Credo che le persone che sono intoccate. Chiunque. Vabbè, no, non mi interessa tantissimo. Questo è imbalsamato che c'ha. Guanti di ferro. Mie. Vediamo un po'. 11. 6. Ciao. Li potrei anche vendere, però. Ah, si sono svegliati. Questo muore subito. No, quasi. Mori. Tiè. Draugr donna crepa. Dai, intanto aumentiamo anche la roba. Che ce frega. Scudo. Oro. Antiche frecce nord. Antico arco nord. Oh, finalmente. Lo stavo aspettando. Questo qua fa 8. Questo qui fa 9. Io. Ciao. Perfetto. Nuove armi a go-go, signori. Nuove armi a go-go. Dai. Sì. Quanto stiamo? 17. Ok, trappolozzo. Tanto salviamo. Trappolozzo. Quanto è difficile, mamma mia. Oh, fatto. Ecco, questa leva qui lo fermo, ovviamente. Ok. Andiamo un pochetto avanti con le magie, va? Mettiamoci fiamme e scintille.
Ok. Prossimo livello ci mettiamo distruzione, che praticamente le magie di quel livello principiante costano di meno. Ti è piaciuto il trappolozzo, eh? Sì, sì, vado a fuoco, ma tanto non fa niente. Ho preso pure la farina. Tossa. Non la farina quella là che conosciamo tutti, eh. Morto. Ok, qui non ci sta più niente. Qui non ci sta niente. E di qua non ci sta niente. Di qua è rotto, perfetto. Passiamo per di qua. Avviciniamo un pochetto la visuale, va. Ok, drago che si svegliano. Morto. Quanto sei morto male, amico mio. Antico esploratore nord, già ce l'ho, amico mio. Allora, qui che c'è il trappolozzo? No, è che praticamente alcuni bauli hanno un filo qui, o di qua, dipende. Che se tu apri il baule senza disattivare quello lì, ti si attiva una trappola. Però vabbè, non vi preoccupate, nessun problema. Grazie, apri di sesamo. Andiamo di qua. Vediamo un po' che c'è. Mi pare che qui c'hanno altri ragni, se non sbaglio. Un baule, buono. Ok, pozione di cura. Che qui sotto mi pare che potevamo cecchinare il Draugr. Sì, difatti me lo ricordavo bene. Di qua, eccolo qua. Ok. Nuovo livello. Aumentiamo la salute. Ora. Furtività l'abbiamo messa. Ci mettiamo la... No, l'acceria abbiamo detto. La roba lì de... E distruzione, eccolo qua. Possiamo andare. Ci mettiamo un attimo le magie, va, che ci conviene. Mi pare che qui ci stavano i nemici. E difatti sta laggiù uno. Ah. Aspetta, ma ha toccato il muro? No, qui per terra non c'è. Mi sa che ha toccato qualcosa laggiù allora. Oh. Oh, è fermo. Drago inquieto però è più potente. Quindi no, infatti non gli faccio così niente. Cioè, vediamo un po' se riesco a fregarlo, eh. No, no, no. Pensavo che entrava dentro. Invece no, vabbè dai. Vieni qua. Ti faccio fuori. Morisci. Dai, mettiamoci le magie, sta botta le uso. Che era? Ah, beh, le trappole. Oh, 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 oh. Ah, va preso. Sì, svegliatevi, dai, mi ammazza tutti. Quello ci mette molto più tempo la magia a esaurirsi, come potete vedere. Vieni, 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 dai. Dai, dai, vieni qui. Olè. Muori? Sì, muori. Perfetto. L'ho lottato questo? No. Ok, anello d'argento, me lo prendo. Quello lì, perfetto. Si rompe? Con le magie no, non si rompe. Vediamo un po' che cosa c'hanno questi. Quello lì c'è l'antica ascia, che è molto più potente della spada, però io preferisco la spada, che è più veloce. Allora, di qua non mi pare che c'era qualcosa. No. Ok, di qua no, no. Tutto no. Ovunque no. Perfetto, no. Ok, abbiamo raggiunto la porta che ci serve, la chiave che sarebbe l'artiglio dorato. Io all'inizio pensavo che dovevamo andare a cazzo, potevo mettere l'artiglio così e se ci avevamo culo funzionava.
E vi posso assicurare che l'ho fatto. Ho messo tutto a cazzo e alla fine sono riuscito. Io non sapevo che andando su Varie e andando sull'Artiglio Dorando, dietro ci stavano sti simboli qua. Io non lo sapevo. Allora, gufo sopra l'artiglio, la libellula. Allora, orso e la libellula qua. Libellula, farfalla, quella che è. Gufo, che... sì, è un gufo. Ok. All'inizio mi sembrava una crisalide, invece no, un gufo. Vi posso assicurare che io andando completamente a culo l'ho fatto, vi giuro. Ci potete anche non credere, ma vi posso dire veramente che ci ho provato e ci sono riuscito. Ok, abbiamo raggiunto il famoso luogo che dovevamo raggiungere. Eccoci qua. Un bel baule. Emo di ferro, di illusione, oro. Vabbè, mi prendo tutto. Ok, l'elmo di ferro è buono. Quindi adesso da questo qua da 12 vado a 17. Buono. E ragazzi, otteniamo la parola del potere. Forza, forza inesorabile. Signore Supremo Draugr, muori! Ovviamente lui c'ha l'urlo. Rispetto a noi, io ancora non ce l'ho all'urlo, perché sì, l'ho appena appreso, però non lo posso usare perché mi serve. Non ve lo voglio dire, perché se no altrimenti sarebbe spoiler. Lo vedrete nel prossimo gameplay, sì. Dai, ti finisco con l'arma, dai. Sì, sì, totale, sì, sì, mori. Eccola qua, pietra del drago. E prendo anche la tua. Yeah, abbiamo finito. Dai ragazzi, torniamo direttamente a Whiteland senza che ve lo faccio vedere. Ma sì, dai, ci vediamo direttamente lì. Eccoci, mago di corte. Siamo ritornati. Vedi, la terminologia è chiaramente della prima era, se non addirittura precedente. Sono convinto che sia la copia di un testo molto più antico. Ricordatevi questa faccia, risale a un'epoca posteriore alla guerra dei draghi. In tal caso potrei fare un controllo incrociato con i nomi di altri testi successivi. Bene, bene. I miei padroni sono ansiosi di ricevere delle risposte concrete. Non temere, lo Jarl in persona si è finalmente interessato. Sì, scusate ragazzi, però sono tornati. Sì, sì, non preoccuparti. Benché la possibilità di vedere da vicino un drago vivente sarebbe veramente imperdibile. Io mi siedo. Ora lascia che ti mostri una cosa che ho trovato molto intrigante. Dovrebbe interessare anche i tuoi padroni. Ah sì, il tesoro dello Jarl. Di ritorno dal tumulo delle cascate tristi. Sei ancora in vita, a quanto pare. Ah, la pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. Sembra che tu sia più abile dei soliti bruti che mi spedisce lo Jarl. Non si vede quanto sono cazzuto, tiè. Dovrei parlarne con lo Jarl, o forse con Avenicci, il suo sovrintendente. Perché con la guardia correva? La mia aiutante sarà lieta di accompagnarti. Lei ha scoperto dove si trova, in un modo che finora non ha voluto condividere con me. Quindi le informazioni erano corrette, in fondo, e dobbiamo ringraziare il nostro amico che le ha recuperate per noi. Ti sei avventurato nel tumulo delle cascate tristi per recuperare quella roba? Bel lavoro. Grazie. Inviamene una copia quando l'avrai deciso. Che? Farengar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. Attenzione. Dovresti venire anche tu. Sì. Un drago? È stupendo. Dove è stato visto? Cosa stava facendo? Guarda se quello fossi che in fai. Te, cercherei di prendere la cosa più seriamente. Se un drago decidesse di assalire Whiterun, non so se riusciremo a fermarlo. Cazzo, un drago, Andiamo. Lo sapevo che attaccava prima o poi quel drago. Ragazzi, vi faccio sentire questo dialogo e poi dopo chiudo il gameplay.
Irelet mi dice che vieni dalla torre di osservazione occidentale. Sì, mio signore. Digli quello che hai detto a me, del drago. Ah, esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era veloce più di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Cosa ha fatto? Sta attaccando la torre di osservazione? No, mio signore. Stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Credevo mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo noi. Vai alla caserma, mangia e riposati. E lo meriti. E io invece? Cioè, è meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Pure io me lo merito. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Beh, non deludermi. Sì. Non c'è tempo per i convenevoli. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Nessun problema. Voglio che tu vada con Irele e te l'aiuti a combattere contro questo drago. Sì. Sei sopravvissuto a Algen. Dunque hai più esperienza di chiunque altro qui con i draghi. Tantissimo, non guarda. Non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per Faringar. Ah, ecco, bravo. Come segno della mia gratitudine, ho comunicato ad Avenicci che da oggi hai l'autorizzazione per acquistare proprietà in città. Oh mio Dio, la rivoluzione, grazie. Accetta questo dono proveniente dalla mia armeria personale. Che sarebbe? Devo venire anch'io. Scudo di ferro di parata minore. No. Mai usati gli scudi. Non posso permettermi di mettervi a rischio entrambi. Mi servite qui, a studiare come difendere la città da questi draghi. Come desideri. Un'ultima cosa, Irelet. In questa missione non sono necessari di terrorismo. Ho bisogno di sapere con cosa abbiamo a che fare. Non temere, mio signore. Io sono estremamente caldo. Io pure. Vabbè ragazzi, allora nel prossimo gameplay praticamente andremo a vedere cosa succede in questa torre d'osservazione, se questo drago sta attaccando o meno, oppure se è fuggito. E ragazzi, il video di oggi finisce qui, ditemi se vi è piaciuto, e niente, ci vediamo alla prossima. E scusate che è venuto ben 31 minuti il video, mi dispiace, però il tumore delle cascate tristi è bello lungo, volevo far vedere tutto perché i dungeon sono belli da vedere. Quindi spero che la maggior parte della gente sia rimasta qui a vedere il video, quindi meglio se lo chiudo subito. Ciao ragazzi.